ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È arrivata la nota di smentita del Teramo Calcio in merito ai recenti articoli apparsi su alcuni organi di stampa circa la concreta possibilità di una cessione delle quote all'imprenditore Giuseppe Spinelli. La società biancorossa tiene a precisare come non sia stato sottoscritto alcun preliminare di accordo, smentendo categoricamente che sia attualmente in corso anche una semplice trattativa per l'acquisizione del club. Si rimarca inoltre come ogni manifestazione di interesse presente e futura debba prevedere un'interlocuzione diretta unicamente con il dottor Stefano Cavallari, referente del Consiglio di amministrazione della società, e che nessuna proposta è al momento a lui pervenuta. Noi aggiungiamo, per quanto ci risulta, che la trattativa c'è ed esiste dal mese di dicembre tra il gruppo Ciaccia e l'imprenditore romano di adozione Giuseppe Spinelli, per la cessione del 60% delle quote del Teramo Calcio, e dunque bisogna solo attendere quali saranno gli sviluppi di questi contatti e se il Tribunale sarà disposto a dare parere favorevole per questa cessione. Nel frattempo il Teramo Calcio sabato sarà impegnato in casa contro la Reggiana per l'ultima di campionato. Non resta che attendere le parole del patron Davide Ciaccia,